Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà. Con l'allegria e fantasia, Kit e Kate sono qua. Forza amici, ti si fa. Impossibile. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Non lo so, guardiamo nella scatola. Guarda, dei caschi da corsa. Saremo dei fantini che cavalcano cavalli robot al parco dei pony. Yuppi! Forza amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e galopparono in fretta fino a raggiungere il parco dei pony. Oh, voglio farlo anch'io, Kit! Prendiamo i pony e andiamo anche noi! Subito! Forza, Kate! Salta su! Oh? Eh? Hop hop! Forza, cavallino! Andiamo! Perché non funziona? Cosa facciamo, Kit? Come si fa a farli partire? Sei pronta, sorellina? Sì, è molto più di te. Fammi provare. Questa volta ci riesco, vedrai. Certo, apprezzo lo sforzo. Guarda come si fa. Oh, io ci rinuncio. Già, è impossibile. Che sfortuna. Questi corni devono essere rotti. Non ci credo, come hanno fatto? Li avevamo provati e non funzionavano. Ottimo! Ora non ci sono più pony robot da poter usare! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Ciao amicetti! Come mai non state giocando insieme agli altri? Per usare i pony robot devi suonare un corno, ma non ci siamo riusciti! Per tutti i cavalli, perché no? Perché era impossibile! Nessuno può suonare quei corni! Nessuno, dici? Beh, non dico che sia del tutto impossibile. Soltanto che per noi lo era e come. Per tutti i robot! Non siete riusciti nemmeno a emettere un suono? Sì, ma era un suono bruttissimo. Io non lo vedo come un problema. La prima volta che ci ho provato io non è uscito assolutamente nulla. Mi ci saranno voluti più di 50 tentativi prima di riuscire a suonare quel corno. Davvero? Oh, ora ho capito! Non tutte le cose riescono al primo tentativo, ma se continui a provare, alla fine imparerai come si fa. Giusto! La pratica rende perfetti. Beh, diciamo che non sono uno che ama darsi delle arie, ma credo di aver fatto un buon lavoro. Grazie, grazie papà. Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit. Ma questa volta continueremo a provare finché non ci riusciremo. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura nel parco dei pony. Ma stavolta, al momento di attivare i loro pony robot... Sei pronta, sorellina? sì, è molto più di te. Fammi provare. Tranquilla, Kate. Ci riusciremo. Continuiamo a provarci. Sì, hai ragione. Soffiamo. Stiamo migliorando! Sta funzionando! Continuiamo! Ce l'abbiamo fatta! Con la perseveranza, Kit e Kate impararono che ciò che sembra impossibile può diventare addirittura semplice se ci provi con tanto impegno. La gara di macchine. Cosa vuoi giocare oggi, Kit? Vediamo nella scatola. Guarda, Kate! Occhiali da corsa! E sciarpe!
Oggi saremo pilati da corsa! Non vedo l'ora! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e corsero subito alla linea di partenza, alla loro auto da corsa. Guarda, la nostra auto! Io sarò il pilota! E io sarò il navigatore! Ecco la mappa della corsa! Allora, contro chi gareggiamo? Buona fortuna a voi! Ne avrete bisogno! Oh, vincerete voi! Questo lo vedremo! Piloti, allacciate le cinture! Via ora! Da che parte? Devo seguire loro? No, vai a destra! È più veloce! Vincitori sono Kit e Kate! E al secondo posto, le paperelle! Dove sono finite? Oh, sono rimaste indietro, bloccate nel fango! Davvero? Tu come lo sai? Perché le abbiamo superate! E voi due non vi siete nemmeno fermati per dar loro una mano? Certo che no! Volevamo vincere! Che razza di micetti! Già, non meritano la vittoria! Dobbiamo assicurarci che stiano bene! Andiamo! Ma... abbiamo vinto! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Quel trofeo per cos'è? Per aver vinto la gara. Avete vinto? Allora perché siete così tristi? Perché ci hanno detto che non lo meritavamo. E come mai? Perché non abbiamo aiutato le paperelle. Ma dovevamo continuare se volevamo vincere. Ma le paperelle stanno bene? Non lo so, non sono mai arrivate. Oh, ora ho capito. Abbiamo pensato soltanto alla gara, senza pensare ai nostri amici. Già, ma non vale la pena vincere, se questo vuol dire che qualcuno deve farsi male. Grazie, mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Ma questa volta terremo a mente che vincere la gara non è tutto. Soprattutto se i tuoi amici hanno bisogno di te. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono la loro avventura come piloti, ma questa volta ricordarono che il vero vincitore non è chi vince la gara, ma chi si assicura che tutti i partecipanti arrivino sani e salvi. Li stiamo raggiungendo, Kate! Possiamo vincere! Le paperelle si sono impantanate! Assicuriamoci che stiano bene! Tranquille, li aiutiamo noi! So io come fare! Abbiamo un vincitore! Un momento! Se avete superato la linea del traguardo insieme, chi ha vinto allora? Stavolta ha vinto l'amicizia! Faccio da solo. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Vediamo nella scatola! Vedi anche tu ciò che vedo io? Io vedo un bel kit! Per fare un dondolo! Andiamo a costruirlo insieme! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate partirono per la loro avventura. Salirono sul colle degli ingranaggi, attraversarono il campo dei mulini, finché non trovarono quello che stavano cercando. Wow, questo è il posto perfetto per costruire un dondolo! E ora? Ora apriamo il kit, Kate! Ecco le istruzioni!
istruzioni. Vediamo. Dobbiamo scavare una buca per il palo centrale. Lo farò utilizzando questa vanga. Ehi! Lascia stare, Kate. Posso scavare la buca benissimo da solo. Va bene. Guarda come sono veloce. Attento, Kit. Scusami. Visto? Te l'ho detto che ce la facevo da solo. Ora ti aiuto a mettere il palo. Lascia stare! Posso farlo da solo! Ma è pesante, Kit! Non per me! Guarda! Ti aiuto io! No, no! Posso farcela da solo! Fatto! Lo sapevo che ce l'avrei fatta! Allora ti do una mano a mettere la trave! No, posso farlo da solo! Ti aiuto con i sedili? Posso farlo da solo! E le maniglie? No, aspetta! Scommetto che mi dirò che puoi metterle da solo! Esatto! Hai visto che ce l'ho fatta da solo? E ora giochiamoci! Andiamo, Kate! No! Kate, dobbiamo essere in due! Invece perché non provi ad andarci da solo? Ma che cos'hai? Volevi un dondolo! E io te ne ho costruito uno! Vedi? Sì, lo vedo! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Wow! Ma che bellissimo dondolo! Perché non ci state ancora giocando? Perché lei non ci vuole salire! No! E come mai? Perché volevo costruirlo anch'io, ma lui non me l'ha permesso. Ma ce la facevo anche da solo. Capisco. E ti sei divertito a farlo? Tantissimo. Ma io non mi sono divertita. E perché no? Mi sono sentita esclusa. Oh, adesso ho capito. È più bello se alle cose partecipano tutti, senza lasciare nessuno fuori. Un lavoro in compagnia è un lavoro in allegria. Grazie, mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Ma stavolta costruiremo il dondolo tutte e due insieme, così non ti sentirai esclusa. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro bellissima avventura. Ma questa volta Kit lasciò che Kate lo aiutasse, invece di provare a fare tutto quanto da solo. Kate, mi aiuteresti a scavare la buca? Certo, ci aiuto volentieri. Kate, se tu reggi il palo, io prendo la vanga e lo fisso con la terra. Ma certo! Un dondolo che abbiamo costruito insieme. Forza, Kate, salta su. Non posso certo giocarci da solo. E lasciando che sua sorella lo aiutasse, Kate imparò che fare le cose insieme è molto più divertente per tutti. Regali di Natale. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, capelli da elfo! Saremo gli aiutanti di Babbo Natale! Forza, amicetti! Sì, ho, ho, ho! Kit e Kate partirono per il laboratorio di Babbo Natale al Polo Nord. E non appena arrivarono, era già il momento di mettersi al lavoro. D'accordo, elfi! Pausa finita! Impacchettatori, ai vostri posti! Mi sa che dice a noi! Esatto, dico a voi! Preso! Non indovinerà mai cos'è! Questo è pronto per la slitta! Ne sta arrivando un altro! Ecco a te, Kate! Kate, guarda!
secondo regalo? Non ci credo! Guarda! Un altro hoverboard? Uno potremmo tenerlo noi! Già, lui ne è già un altro, no? Teniamolo noi! Allora, amicetti, è tutto pronto? È tutto pronto, Babbo Natale! Eccellente! È ora che porti questi regali a tutti i bambini che sono stati buoni quest'anno! Kit e Kate corsero a provare il loro nuovo hoverboard. Si divertirono così tanto ad andarci sopra che continuarono a giocarci per tutta la notte, finché Babbo Natale non tornò dalla consegna dei regali. Che cos'è successo? Ho perso uno dei regali, un hoverboard. Non l'avete perso? Eccolo qui. L'avevate voi? Ma perché? Beh, era da tanto che ne volevamo uno. E a lui solo uno ne bastava. Cosa? No, uno era per Teddy e l'altro era per il suo fratellino Timmy. Ora Timmy non ha ricevuto niente. Eppure era stato così buono durante l'anno. Ci dispiace. Ecco, prendetelo. Troppo tardi. Ormai quel regalo è vostro. Buon Natale! Io non ci voglio più giocare. Io mi sento in colpa. Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Questo appartiene a voi per caso? No! Sì. Ecco, in realtà apparteneva all'orsetto Timmy. Ma era anche quello che volevamo noi per Natale. Così l'abbiamo preso. Ma così non si fa. L'abbiamo detto a Babbo Natale, ma era troppo tardi. E così ci ha detto di tenerlo. Allora, avete avuto ciò che volevate? Non volevamo che Timmy fosse triste, però. O che Babbo Natale si arrabbiasse. Ah, ora ho capito perché non volete più tenerlo. Sì, non ci divertiamo più ora che sappiamo che abbiamo reso triste qualcun altro. Ora ho capito! Non importa soltanto ottenere qualcosa che volevi. Giusto, importa anche come la si ottiene. Grazie papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Questa volta però non prenderemo niente che non sia nostro, va bene? Come dei bravi micetti! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura come impacchettatori. Ma questa volta, invece di essere gelosi, i due micetti furono felicissimi per tutti i bravi cuccioli del mondo. Timmy e Teddy saranno felicissimi dei loro regali! E si divertiranno a giocarci insieme! Vorrei tanto vedere le loro facce quando le apriranno! Allora, micetti, è tutto pronto? È tutto pronto, Babbo Natale! Voi due siete stati proprio dei bravi micetti quest'anno! Grazie! Babbo Natale! Aspetta! Ci sono altri due regali! Kit, guarda! Sono per noi! Grazie, Babbo Natale! Buon Natale! Che disordine! A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola! Guarda, Kate! Caschi d'aviatori! Saremo piloti di jet! Sì! E faremo dei giri della morte supersonici! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica per un viaggio non-stop con direzione aeroporto supersonico. Ehi, scusi, signore! Oh. Mayday! 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 Ops! Non vi avevo visti, amicetti! In cosa posso esservi d'aiuto? Noi vorremmo pilotare un jet, possiamo? Certo, che ne dite di quello? Che forza! Dove avrò messo la chiave? Ma certo, l'ho lasciata in ufficio! Ecco, adesso sono un po' occupato, quindi perché non andate voi a prenderla? La troverete facilmente! Non c'è problema! Tra pochissimo staremo volando, Kate! Scusate, c'è un po' di disordine. Già, lo puoi dire forte. Se rimetterete tutto quanto al suo posto, sono sicuro che troverete la chiave. Questa cosa proprio non ci voleva. È impossibile sistemare tutto quanto per poi trovarla. Aspetta, l'ho trovato! Questa calamita attirerà la chiave. Guarda! Credo di averla già trovata. Oh, quella è una forchetta. Allontanati! L'avete trovata? No. Oh, sono certo che è là. Se lassù
tu non riusciamo a farci spazio, passeremo da sotto. Sicuro che questa sia la strada giusta? Oh, e come? La chiave dovrebbe essere proprio qui sopra. Oh! Trovata? Ecco, non esattamente. Oh, sono certo che è là. Basterà arrivare al centro della stanza. Poi cercheremo in basso. Sì, sarà molto più facile vederla da quassù. Oh! Ah! Ah? Ah? Grazie! Avete portato giù tutto quello che avevo sopra. Trovata la chiave? No. Oh, sono certo che è là. Da qualche parte. Lasciamo perdere, Kay. Non troveremo mai quella chiave. Già, e si sta anche facendo buio. Sembra che oggi non voleremo più. Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Che succede, Micetti? Noi volevamo volare, ma non troviamo la chiave del jet. Perché no? Perché è stata persa in un ufficio che è completamente sottosopra. È vero, è tutto un gran disordine. Tutto un gran disordine? Ci sono oggetti sparsi per la stanza? Oh no, magari ci sono un sacco di cose una sopra l'altra. Vediamo, non potevate mettere via una di queste cose? Sì, certo. E potevate metterne via anche due? Sì, ma certo. Allora anche tre. Oh, adesso ho capito. Un grosso lavoro non è così grosso se lo vedi come una serie di piccoli compiti. Questo modo di pensare ti farà portare a termine ogni dovere. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Ma questa volta ricordiamoci: se dobbiamo fare qualcosa di grande, facciamolo un po' alla volta. Abbiamo imparato e torniamo al passato. Kit e Kate ricominciarono la loro avventura supersonica. Ma questa volta, invece di affrontare l'intero disordine tutto insieme, lo sistemarono un po' alla volta. Il vaso sta di là, un po' alla volta tutto si sistemerà. È un gran lavorone, fatica non farà. Guarda, Kate, ho trovato la chiave. Ero certo che fosse qua. Forza, Kate, è il momento di volare col jet. Reggiti forte, Kate, giro della morte.